Ciao amici e benvenuti da DJ Mister 15. Sono sempre diretto e vi dico la videoprova di oggi non doveva nemmeno uscire. Vi spiego brevemente: il brand di oggi mi ha contattato più volte per offrirmi in test i suoi speaker Bluetooth. È una delle pochissime volte che ho deciso di dare una chance. Ora, però, per qualche strano motivo mi hanno inviato tutta la serie. Sto testando il modello di punta di questo nome un po' fantasioso, Vulcano, però ora, o per qualche errore di traduzione o perché ci hanno provato, mi hanno inviato anche queste casse, questi monitor audio, e vi dico in verità che c'era anche abbinato un sub di grandi dimensioni e che può essere collegato sia a uno che all'altro. Questo è il modello ARC 4, ARC 5. In tutta franchezza, a me più che felice, mi hanno creato non poche difficoltà, perché questo spazio, voi lo sapete, è un ritaglio di tempo, è un hobby, e quando lo faccio lo voglio fare per qualcosa che mi affascina, che mi piace, e lo sapete, sono gli speaker Bluetooth. Detto questo, però, so che potrebbe far comodo a molti di voi, e anche per correttezza nei confronti del brand che comunque ha affrontato una spesa per inviarmi, quando si riceve un prodotto in regalo si può cadere in due errori: il primo di essere troppo buonisti e quindi di enfatizzare, di elogiare il prodotto un po' troppo, oppure per dimostrare il contrario si può essere particolarmente cattivi e quindi magari sporcare un'esperienza positiva portandola, facendola virare in qualcosa di negativo. Per questo oggi, al di là appunto delle funzioni, dell'aspetto estetico, degli ingressi, della dotazione, alla fine non ci sarà nessuna mia valutazione per quanto riguarda l'espressione sonora. Quella lo dovete giudicare voi. Ma detto questo, andiamo a scoprire questi prodotti. Io vi ringrazio per il like, iscrizione e condivisione. Se vi va comunque alla fine di acquistare uno dei due, i link aggiornati Amazon al prezzo più basso li trovate qui sotto. E dentro questa scatolina di cartone la dotazione poteva essere completa se non avessero dimenticato alcune cavetterie, anche perché ambedue sono dotate di questi ingressi. E precisamente avrei sicuramente gradito un HDMI, proprio perché, ve lo spiego brevemente, ha una tipologia di ingresso HDMI ARC, e collegandolo ad esempio a una TV compatibile a questa modalità possiamo alzare e abbassare il volume direttamente dal telecomando della TV, e in alcuni casi va accesa e spesso si accendono e si spengono contemporaneamente a quando accendiamo e spegniamo la TV. Tuttavia, però, ci permettono quelli forniti di avere un ampio primo utilizzo. C'è anche un telecomando con batterie comprese. La differenza più evidente è quella delle dimensioni: l'ARC 5, oltre ad essere più potente in termini di watt, è anche decisamente più grande e meno comodo da collocare poi, non so, sotto una scrivania o ai bordi della nostra TV, al deciso più comodo ARC 4. Per quanto riguarda invece le funzioni, abbiamo tre manopoline per andare a regolare direttamente in modo fisico il volume, oppure enfatizzare o meno alti e bassi, e c'è anche una mini console superiore dotata di tre piccoli tasti che ci permettono di accendere, spegnere, cambiare fonte di riproduzione, oppure andare ancora a modificare la parte dell'equalizzazione. Quello che si può fare sul telecomando, perché ci sono altri tre step in cui si può variare: quello per una riproduzione sonora, una riproduzione di un film, oppure imparizzare la parte dei dialoghi. Si possono ovviamente anche cambiare le fonti di riproduzione, e questo viene dettato, per farcelo capire, da un piccolo LED frontale. Parliamo però di parte più interessante di comunque sia o degli altoparlanti o dei speaker Bluetooth: la parte dei driver, la qualità sonora.
Nella videoprova di oggi, tengo subito a sottolinearlo, voi ascolterete la modalità Bluetooth perché lui è dotato anche di un modulo Bluetooth, quindi in questa modalità ho riprodotto la musica perché sono particolarmente legato proprio a questa tipologia, però voglio anche chiarire che l'ho testato con il collegamento via cavo. E aumenta di volume e anche di qualità di impronta sonora di un buon 30%. Tuttavia, ve lo dico, le prove che ho fatto non sono state particolarmente approfondite come faccio nei speaker Bluetooth. Ho voluto solo riportarvi l'esperienza audio per farvi decidere se un dispositivo del genere può farvi utile, se state cercando proprio una tipologia di questo tipo. Ma detto questo, mi lascio proprio al confronto audio. Mi raccomando, un paio di cuffie, un paio di auricolari alla peggio, e poi ci vediamo alla fine per, no, non le farò le conclusioni, ma per una piccola chiusura e una piccola precisazione. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cut to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. Up till I hear him say, siamo giunti alle conclusioni. No, ribadisco, nessuna conclusione, nessun giudizio da parte mia, anche se sono tentato di darvene uno, e questo ve lo dico per quello che ho potuto percepire. L'Arc 4, per assurdo, più piccolo, meno potenza, mi sembra qualitativamente migliore dell'Arc 5, porta più dettaglio, è più equilibrato sulla scena sonora. E quindi tra i due, se avessi dovuto scegliere, non lo so, forse avrei scelto, poi ci sono i vantaggi che è più piccolo, è più collocabile, però in questo posso dirvi la differenza tra i due. L'Arc 4 mi ha stupito proprio perché porta una qualità più precisa sulla scena sonora. Ma detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito, grazie per il like, iscrizione e condivisione, e se vi va alla fine, vi ha convinto uno dei due, qui sotto ci sono i link sempre aggiornati Amazon al prezzo più basso. DJ Mister quindi vi dà appuntamento a presto. Sto monitorando due o tre prodotti davvero novità e interessanti. Sto solo cercando di capire quale acquistare e se il mio budget ci può arrivare. E quindi vi invito ad attivare la campanellina delle notifiche perché qualcosa arriverà nei prossimi giorni. Io vi ringrazio ancora, DJ Mister Quindi vi dà appuntamento a presto.